Ciao a tutti cari amici del Tinama Milano 3 Basket, siamo con Fabio Bonora nel post partita dopo il successo ottenuto in casa al Pala Basilio 82-70 contro Marnate. Fabio, una vittoria che ci voleva, una vittoria importante, la prima di questa fase gold. Sì, ci serviva, ci dava tanta fiducia dopo l'ultima sconfitta che è stata una di quelle sconfitte amare per tanti motivi, quindi siamo soddisfatti sicuramente perché la vittoria è arrivata bene, come volevamo, facendo la differenza quando si è difeso bene, correndo tanto il campo, quindi siamo soddisfatti oggi. Oggi la squadra ha cominciato subito molto concentrata, forte, non ha mai perso il focus, anche quando all'interno della partita magari ci sono stati momenti un po' di difficoltà, ha sempre reagito. Sì, siamo stati bravi a compattarci, in quei momenti ce ne sono stati vari durante l'arco della partita, siamo stati bravi a riuscire a reggere un po' l'impatto di quei momenti, abbiamo reagito bene da squadra, anche da questo punto di vista siamo contenti un po' il tipo di atteggiamento che vogliamo sempre mettere in campo. E un altro punto importante, un'altra chiave di questa vittoria è sicuramente stata il fatto che ci sono stati protagonisti diversi in momenti diversi. Ci sei stato tu, c'è stato Iacono, Nicolas, Cinque Palmi, c'è stato Merlati, quindi tanti protagonisti che hanno permesso poi di ottenere una vittoria di squadra. Sì, assolutamente, questa deve essere un po' la caratteristica che ci contraddistingue, perché siamo una squadra profonda, possiamo dare tanto in tanti ed è sempre bello quando ci riusciamo, perché poi è la cosa che ci deve un po' differenziare, appunto. 26 punti sono quelli che hai messo a segno questa sera, una partita da leader, una partita da trascinatore, e quindi ti chiedo un commento. Come si diceva prima, quando si riesce magari a cavalcare momenti determinati di un giocatore o dell'altro, poi è tutto un po' più facile. Oggi è stata una di quelle giornate, succede quando si riesce a giocare bene come gruppo, infatti siamo molto contenti, cioè, è come dovrebbe un po' andare sempre, ogni tanto uno, ogni tanto l'altro, siamo contenti di questo tipo di gioco. Oltre a essere il top scorer della serata, sei anche il giocatore che ha realizzato la giocata più spettacolare, direi, della serata, ovvero quella schiacciata su assist di Giocondo. Grande assist di Giocondo. Sì, è tutto più semplice quando poi la palla arriva in quel modo e si corre bene il campo, di conseguenza sia uno che l'altro, bella giocata secondo me. L'unico dato forse da migliorare sono quel dato legato ai tiri liberi, anche oggi tanti tiri liberi lasciati lì un po' male, alcuni che sono usciti, alcuni sputati dal ferro, ma altri un po' tirati diciamo malino. Per il proseguo della stagione questo dato va migliorato, anche perché i tiri liberi contano e non poco. Assolutamente, anche e soprattutto perché in stagione regolare non è stato un dato negativo, anzi è sicuramente una cosa di testa, dato che comunque per esempio oggi non abbiamo tirato male dal campo, sta tutta lì la differenza, perché poi alla fine, esatto, se la palla entra a cronometro in movimento deve entrare anche a cronometro fermo, assolutamente. E adesso bisogna azzerare il tutto, sicuramente i due punti sono molto importanti, però settimana prossima, terza giornata, nuovamente in casa, quindi bisogna sfruttare al massimo la sfida contro Cazzorate. Assolutamente, un po' l'opportunità di rifarci per i punti che abbiamo mancato settimana prossima, quindi saremo sicuramente molto motivati. Fabio, è stato un piacere, noi ringraziamo il nostro numero 43 per essere stato qui nel post partita, vi ricordiamo 82-70 il finale contro Marnate in favore del Tinama Milano 3 Basket.